Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Ti sei deciso ad installare Linux Mint. Scaricata la versione giusta per le tue esigenze, se vuoi installarlo a fianco di Windows, hai riservato lo spazio necessario sull'hard disk e creato un supporto avviabile. Se non hai già provveduto in questo senso, ti consiglio il video qui sopra. Se invece il supporto avviabile con Linux Mint è pronto ed inserito, possiamo procedere all'installazione. Vediamo come fare passo dopo passo. Le istruzioni che seguono prendono in considerazione l'ipotesi di Secure Boot attivo nel BIOS e in Dual Boot, cioè a fianco di una precedente installazione di Windows o altro sistema operativo, ma le troverai valide anche negli scenari più semplici in cui Secure Boot sia disattivato e se non vuoi mantenere una precedente installazione di un altro sistema operativo. A seconda del produttore del notebook o della scheda madre, per accedere al menu di avvio, dove indicare da quale unità avviare un sistema operativo, al riavvio potrebbe essere necessario premere sulla tastiera il tasto ESC o uno dei tasti funzione da F2 a F12. Se non sei sicuro, puoi cercare su Google menu di avvio BIOS, seguito da marca e modello del computer o della scheda madre. Potrebbe essere necessario tentare più volte prima di trovare l'opzione giusta. Il menu di avvio dovrebbe mostrare il boot manager di Windows, ma anche la chiavetta o il DVD se preparati adeguatamente. Se non riesci a accedere al boot manager, ma ad una schermata più complessa, potrebbe darsi il caso che tu sia entrato nell'EFI della scheda madre e che l'opzione di avvio da USB non sia attivata. La gran parte dei notebook di vari produttori, ad esempio, è rilasciata con l'UEFI Inside H20, impostato di fabbrica per non consentire la scelta. Ma l'opzione c'è, e se sei in una schermata simile a questa, ti basta premere una volta il tasto freccia a destra sulla tastiera per spostarti nella sezione Main del firmware. Il menu di avvio, cui si accede con la pressione del tasto F12, non è attivo. Con la freccia giù della tastiera, posizionati sulla riga che indica F12 Boot Menu come Disabled. Premi invio per accedere alla modifica del valore, spostati con la freccia giù sull'opzione Enable e premi invio per confermare. Ora puoi premere il tasto F10, poi invio per l'uscita con il salvataggio delle impostazioni. Oppure nella scheda Exit del menu principale, su Exit Saving Changes, e confermare con invio sull'opzione Yes, perché il computer si riavvii immediatamente. Al riavvio continua a premere il tasto F12 finché non ti trovi di fronte alle opzioni che dovrebbero comprendere l'avvio di Windows Boot Manager dall'hard disk principale e quello di Linux da chiavetta USB. Con le frecce su e giù della tastiera evidenzia il tuo dispositivo di avvio con Linux Mint e conferma con invio la selezione. Se ci sono più opzioni per il supporto di installazione, è probabile che ve ne sia una per i sistemi dotati di BIOS e una per quelli dotati di UEFI. Sai di aver scelto quella giusta se dopo la selezione ti appare il menu di GRUB. Ti troverai di fronte il classico menu Live che ti consente di provare Linux Mint prima di installarlo ed è questa l'opzione che ci consente di accendere il PC partendo dalla chiavetta o dal DVD per poi installarlo su hard disk. Selezionata quindi l'opzione Start Linux Mint, conferma con invio. Dopo meno di un minuto dovresti vedere apparire sullo schermo il desktop di Linux Mint, ancora tutto in lingua inglese. Quando il tuo computer è avviato da supporto con Linux Mint in modalità cosiddetta live e sei pronto, clicca sull'icona con il DVD Install Linux Mint. La schermata di avvio dell'installazione ti chiederà anzitutto conferma della lingua in cui desideri installare il sistema. Seleziona italiano e vai avanti. La schermata successiva ti chiede conferma del layout della tastiera e della lingua che vuoi impostare. Per una tastiera con sopra i caratteri accentati in italiano e per usare l'italiano anche come linguaggio corrispondente, dovresti vedere l'installazione che ha selezionato automaticamente le opzioni giuste. Vai ancora avanti. Adesso, se sei collegato via cavo ad un router, sarai già connesso ad internet. Altrimenti la schermata ti proporrà una selezione delle reti Wi-Fi disponibili. Ti consiglio vivamente di installare Linux Mint senza ignorare la connessione, perché potrebbe installarsi senza tutti i pacchetti in lingua italiana con risultati anomali. Dall'elenco delle reti disponibili, seleziona la tua Wi-Fi e clicca su Connetti. Indica la password per autorizzare Linux a connettersi. Se la connessione viene stabilita, apparirà una notifica di conferma in alto a destra sul desktop e potrai proseguire. Ti verrà quindi chiesto se vuoi installare codec multimediali di terze parti. Linux Mint è molto attento al software libero aperto, quindi ti avvisa che se vuoi installare tutto ciò che serve per riprodurre ogni formato audio e video senza più preoccuparti di nulla, devi sapere che sono software cosiddetti proprietari, cioè non aperti, benché gratuiti. Ti consiglio senz'altro di abilitare con l'apposito segno di spunta l'installazione dei software di terze parti e proseguire cliccando su Avanti. Non preoccuparti se non vedi immediatamente progressi perché l'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, ma il procedimento non si è bloccato.
Nei computer più recenti, il cosiddetto Secure Boot potrebbe impedire la corretta installazione dei software di terze parti in questa fase. Secure Boot è un sistema di verifica imposto ai produttori di hardware da Microsoft nei sistemi dotati di UEFI, per lo scopo dichiarato di garantire maggiore sicurezza del sistema contro l'esecuzione di software non autorizzato. Visto che Linux può venire installato con Secure Boot attivo, non scendo nei dettagli sull'opportunità o meno di disabilitarlo prima di tentare l'installazione. Con Secure Boot attivo, il sistema di installazione di Linux Mint per installare driver aggiuntivi potrebbe mostrarti un avviso come questo. Indica e conferma quindi una password che dovrai inserire al riavvio del computer per garantire che sia tu ad effettuare le modifiche. La successiva schermata ti proporrà alcune alternative e la sua chiarezza smentisce chiunque creda ancora che Linux è un sistema difficile da installare e configurare. Anzitutto Linux Mint dovrebbe essersi accorto che nel computer è installata anche una versione di Windows con il suo sistema di avvio. Se l'installazione di Mint non rileva la presenza di Windows e sei sicuro di aver disattivato l'avvio veloce e seguito le altre indicazioni fornite nel video su come preparare l'installazione, potresti dover intervenire nel BIOS o UEFI del computer e accertare che le operazioni legate all'interfaccia non siano per caso impostate su RAID, nel qual caso dovresti poter risolvere semplicemente modificando l'impostazione da RAID ad AHCI e riavviando il computer. Se sei sicuro di avere più di 4 GB di memoria RAM e vuoi scegliere la strada più facile, puoi mantenere selezionata l'opzione per installare Linux Mint a fianco di Windows Boot Manager, sia questo il tuo desiderio, e far fare il resto a Linux, che ti mostrerà un riepilogo delle partizioni che intende effettuare. Conferma l'operazione e vai avanti. In questo caso puoi ignorare le indicazioni che seguono fino all'impostazione del fuso orario. In caso contrario, se hai un po' di pazienza e vuoi le cose fatte per bene, sarebbe meglio che tu selezionassi l'ultima opzione, cioè altro. Quello che vogliamo fare è anzitutto creare manualmente una partizione di swap sull'hard disk, nello spazio riservato per installare Mint. Ci verrà in aiuto impedendo blocchi o rallentamenti quando la memoria RAM del computer dovesse venire esaurita. Successivamente creerai anche la partizione root, radice, per il sistema operativo e quella utente per i documenti, ma le vediamo dopo. Una volta selezionato altro come tipo di installazione, vedrai infatti una schermata come questa. Io ho selezionato la riga contrassegnata da spazio libero che dovrebbe corrispondere alla quantità in megabyte che hai riservato precedentemente dall'interno di Windows per installare Linux Mint. Cliccala e selezionala, poi clicca sul segno più che trovi proprio sotto l'elenco delle partizioni rilevate per aggiungerne una nuova. Si apre una nuova schermata che chiede quanto dello spazio disponibile vuoi riservarle. Ora, se la memoria RAM del tuo PC è inferiore a 4 GB, ti consiglio di impostare 8192, altrimenti possono bastare 4096. Verifica poi che il tipo di partizione che stai creando sia primaria e che la posizione sia inizio di questo spazio. Prima di confermare dall'elenco di opzioni usare come, seleziona area di swap come ho fatto io. Verifica ancora tutto, poi clicca OK per confermare la creazione della partizione. Adesso è il momento di creare la partizione root per tutti i file del sistema operativo. È qui che andremo effettivamente ad installare Linux Mint. Per farlo dovrai ancora selezionare lo spazio libero, che sarà diminuito di qualche giga, e cliccare nuovamente sul pulsante più sotto l'elenco delle partizioni. Alla partizione radice ti consiglio di riservare non meno di 20-30.000 MB, facendo poi attenzione che anche questa sia una partizione primaria e che la posizione sia ancora inizio di questo spazio. Stavolta però, dall'elenco a discesa Usare come, dovrai selezionare File System Ext4 con Journaling e nel menu a comparsa chiamato Punto di Mount l'opzione contrassegnata da un semplice slash. Adesso puoi cliccare su OK per confermare. Ci siamo quasi, manca la partizione per la cartella utente, cioè lo spazio che ti consentirà di salvare dentro Linux i documenti, brani musicali e video. Questa strada consente di mantenere tutti i documenti se devi reinstallare Linux Mint, ma non tutti i fan di Linux sono convinti della sua utilità in caso di reinstallazione. In fase di reinstallazione potrai comunque seguire queste stesse istruzioni, indicando la partizione home precedente come cartella home, avendo solo cura di evitare che l'installazione di Mint la formatti. Per creare quindi l'ultima partizione necessaria, sempre con selezionato spazio libero, clicca nuovamente sul più sotto l'elenco delle partizioni, lascia tutto lo spazio disponibile a questa partizione che deve essere primaria e avere come posizione inizio di questo spazio. Tra le opzioni Usa come, seleziona anche in questo caso File System Ext4 con Journaling e come punto di mount slash home. Verificato ancora tutto, puoi confermare la creazione con OK. L'ultimo passaggio è quello di identificare nell'elenco delle partizioni quella di tipo EFI che ha come sistema Windows Boot Manager. Clicca per selezionarla. È qui che andremo ad installare l'avvio di Linux Mint. Puoi infatti finalmente cliccare su Installa in basso a destra nella finestra. Linux ti chiederà ulteriore conferma delle operazioni di partizionamento che hai appena eseguito. Puoi tranquillamente cliccare su Avanti. Arriva la finestra di selezione del fuso orario. Se tutto va bene, ti trovi in Italia o all'interno del suo fuso e se l'orologio di sistema del PC non è impazzito, vedrai questo.
La schermata successiva chiede i dati dell'utente principale e del nome che il PC avrà anche all'interno dell'eventuale rete domestica o di lavoro. Metti il tuo nome e se vuoi semplifica il nome del computer. Devi poi indicare obbligatoriamente una password per il nome utente e confermarla nel campo successivo. Circa le altre opzioni della schermata, prima di procedere è bene sapere in quale scenario di utilizzo ti ritroverai con Linux. Se non vuoi digitare la password ad ogni avvio di Linux, puoi impostare l'opzione Accedi automaticamente, ma chiunque poi dovesse accendere il tuo PC con Linux accederà al sistema e a tutti i contenuti. Il mio consiglio è quindi di non impostare l'accesso automatico. Il mio consiglio è anche quello di non cifrare la cartella personale. Questo potrebbe complicarti la vita se dimentichi la password e rallentare un po' Linux se il tuo computer non è tra i più recenti. Fatto questo, puoi proseguire. Vai pure avanti e attendi per installare Linux Mint. Nel frattempo, la finestra di installazione ti intrattiene e ti fa venire voglia di scoprirlo. Non appena avrà terminato, ti apparirà questo messaggio. Puoi cliccare su Riavvia ora. Ad un certo punto, un messaggio in inglese ti avviserà di rimuovere la chiavetta dalla porta USB e premere invio. Adesso Linux Mint è correttamente installato nel tuo PC a fianco di Windows in dual boot. Se però al riavvio il PC dovesse avviarsi ancora automaticamente con Windows in un'installazione dual boot o avvisarti che nessun dispositivo è avviabile, non preoccuparti. La soluzione è rapida e consente nell'istruire il tuo computer circa il fatto che l'avvio di Linux è un'applicazione fidata e che deve avere la precedenza su quello di Windows. Devi nuovamente accedere all'UEFI della scheda madre con il tasto F2 o altro tasto funzione oppure ESC. Appena appare la schermata principale, premi più volte il tasto freccia a destra della tastiera per spostarti nella sezione Security del firmware. Scorri con la freccia in basso fino a evidenziare l'opzione Select an UEFI File as Trusted for Executing e premi invio. A questo punto dovresti vedere l'hard disk principale indicato come HDD0 e usando le frecce della tastiera dovrai selezionarlo e premere invio, poi selezionare EFI, poi Ubuntu e infine Shim64, il programma che Linux ha installato e che consente di avviare il proprio menu di avvio e tutti i driver delle periferiche. Il firmware ti avviserà che stai ritenendo affidabile tale applicazione, ti inviterà anche a dare un nome all'opzione che potrai chiamare Linux o come vuoi. Premi invio quando hai terminato, salva le modifiche ed esci e riavvia il PC entrando di nuovo nel BIOS. Il passo finale è quello di verificare che il menu di avvio di Linux abbia la precedenza su quello installato da Windows o sarà sempre solo il sistema Microsoft ad avviarsi senza lasciarti scelta. Per fare questo, usando la freccia della tastiera, dovrai spostarti dalla scheda Security alla scheda Boot dell'UEFI, dove ti viene mostrato l'ordine dei dispositivi o supporti in cui saranno cercate dal computer informazioni per l'avvio di un sistema operativo. Devi identificare la riga con Linux e scorrere con le frecce della tastiera fino ad evidenziarla. Poi devi riordinare l'elenco e spostare tale voce per far sì che diventi la prima della lista. Nel mio caso uso i tasti F5 e F6, ma se il tuo UEFI è differente, verifica nella parte inferiore dello schermo quali sono i tasti che servono a te. A questo punto, premendo il tasto F10 per salvare le ultime impostazioni e confermando con invio, il tuo PC al riavvio dovrebbe finalmente mostrarti il menu di GRUB, il famigerato menu di avvio di Linux che ti consente di scegliere quale sistema operativo caricare ogni volta che lo accendi. Se vuoi avviare Windows, scorri con la freccia in giù fino all'opzione Windows Boot Manager. Se premi subito invio sulla prima riga, si avvia Linux Mint. Ti ringrazio per aver visto il video. Se ti iscrivi al canale sarai informato sui prossimi che caricherò sulla configurazione e alla scoperta di Linux Mint. Ti invito poi a visitare il blog di Alternativa Linux dove trovi informazioni anche più estese, tutti i link e un sacco di contenuti originali aggiuntivi su questo splendido sistema operativo. Ciao!